perché Carlo parlava dei nominativi che sono nella cappella del cimitero, che si riferiscono solo alle vicende del 27 e 28, che sono quasi tutti giovanissimi. Ma io ho controllato gli elementi della CGL, Corpo Volontario della Libertà, archivio del CGL, e ho trovato che le residenti assediate nel 45, quindi presumibilmente anche negli anni precedenti, sono 52 persone che chiedono di essere riconosciute, alcuni come partigiani, alcuni come patrioti, alcuni come benedetti, in quella scala che vi dicevo poco fa. 52 di cui si sono persi, nel senso che non li vogliamo ricordare mai, i nominativi. Non sono solo i pochi noti. I pochi noti assediati dai fascisti sapete chi sono. Ambivere e Gambrasso. Poi io gli chiederò come mai solo loro e magari non qualcun altro, anche loro più prestigiosi. Però ce lo chiediamo. Negli anni 50 verrebbero forse di essere ricordati loro. Sono tutte persone che finita la guerra sono entrate al loro posto di lavoro, hanno ripreso la loro vita, ne hanno avuto riconoscimenti particolari, niente, quindi oggi sono tutti fatto patologia, ma credo che ci sia spazio per molte volte. La Messi del 29 ha 2 o 3 anni in cui mantiene quei livelli, poi quando il fascismo comincia a controllare le associazioni giovanili e dice all'azione cattolica, agli oratori, voi state chiusi, tranquilli in chiesa e non fate altro che l'educazione religiosa, chiaramente inizia lo scontro, soprattutto con il mondo cattolico. E il consenso comincia a calare. C'è un momento di grande euforia apparente, quello della guerra di Etiopia, quella che chiamavano la guerra di Siria, presentata come un'occasione per portare la civiltà. Dove non c'era, abbiamo conosciuto quante tonnellate di italiani sono state adottate, eccetera, i metodi di brigatini per eliminare, tutte cose di cui dovremmo parlare, non c'è tempo, nel senso che in Spagna si prospetta lo scontro di guerra civile che poi sarà nella resistenza, perché in Spagna ci vanno le camicie nere a combattere con Mussolini a sostegno dei tedeschi e di Francisco Franco. In Spagna ci vanno i volontari, ci sono anche molti bergamaschi, sia di tesi, scusate. In Spagna però ci vanno anche quelli che vanno nelle brigate internazionali. E quindi in Spagna ci si trova italiani contro italiani. Agli studenti consigliamo sempre la lettura del Volta Gabbana di Davide Laiolo, dove lui racconta proprio questa sua esperienza di ufficiale fascista volontario in Spagna, che si rende conto che sta combattendo dall'altra parte contro degli italiani. Ecco perché dicevo che la guerra di Spagna è importante in questo senso. Poi c'è l'inizio della guerra, lo scoppio della guerra, non certo accolto ad applausi quando viene dato. Abbiamo le registrazioni di tante piazze dove si diffonde il messaggio di Mussolini italiano, eccetera, eccetera, eccetera. In pochissime piazze si applaude. Attenzione! Nel marzo ci sono già stati gli scioperi, ma assediati non ci sono gli scioperi a quanto pare, né nella primavera del 43 né nell'autunno del 44. Almeno dalla documentazione disponibile finora che conosco io, non c'è traccia. A Bergamo gli scioperi, diciamo come provincia, nonostante la presenza di un'industria pesante molto forte, Bovere, Dalmine, eccetera, non si fanno gli scioperi della primavera del 43, ci saranno invece però gli scioperi dell'autunno del 44. Ora, anche a proposito dell'adesione dei siriatesi al fascismo,
Io credo che è stata fatta un'opera particolare, soprattutto da Giacinto Gamberaggio, lo dico proprio espressamente perché non posso avere parole incerte, che ha dato un'immagine del fascismo molto edulcorata. Secondo Gamberaggio a Seriati non è successo niente di grande durante il fascismo. C'è stato un buon podestà, Felli, il quale ha costruito, ha allargato l'acquedotto, e certo doveva farsi la sua corsa che aveva nello stabilimento. Ha fatto le scuole elementari, il terreno era stato comprato prima, il progetto c'era già prima. Soprattutto non è vero che non è successo niente. Ci sono le testimonianze che parlano chiaro delle squadracce che venivano quasi tutte da Brusaporto, tra l'altro. Ci sono nomi e cognomi, quindi non ci si scappa. Queste squadracce che venivano, che distruggevano, che picchiavano. E addirittura si è disposti a dimenticare che spesso Monsignor Carozzi, il vecchio parroco di Seriate, doveva uscire sul sagrato a slegare le persone che venivano, antifascisti, che venivano picchiati e naturalmente gli veniva dato l'olio di ricino, eccetera, venivano legati a quelle due fontane davanti al sagrato. Era Monsignor Carozzi che scendeva, li slegava e li lasciava andare. C'è una bellissima testimonianza che ricorda come negli anni del fascismo il primo maggio ci fosse una specie di società in un'osteria che sistematicamente se ne andava verso il Roccolo e faceva festa e beveva e stava insieme e cantava Bandiera Rossa. Allora quell'immagine dataci, assegnataci da Gambirano, noi dobbiamo chiederci perché ce l'ha data. Preferisco lasciare a voi la risposta, ma darvi anche altri elementi per poter giudicare. Fermiamoci un momento. Squadracce fasciste, non è vero che c'è stato il totale consenso, ma c'è stato il consenso sull'Italia. È vero che non ci sono state organizzazioni alle spalle, come in tutta la provincia, il Partito Comunista è sparito. Si rifà vivo dopo l'8 settembre. L'unica organizzazione presente nella nostra provincia è GL, solamente perché a Vittorio Emanuele c'è stato Ernesto Rossi dal 25 al 30, che ha ben seminato 3 giorni. Ma Seriate non c'è eco della sua attività. Quindi mancano anche le organizzazioni dei partiti. E allora veniamo a quello che è stato l'antifascismo dell'ultima parte della storia della guerra. È chiaro che riguarda tutti e liberi Giacinto Gamberaggio, e io mi permetto sempre di aggiungere Fasana, anche se tutte le volte che parlo di Fasana qualche telefonata mi arriva dopo, che certo non mi dice che mi porterà i pasticcini.